All'inizio del XX secolo tutto era Belle Époque e ovunque si andasse in vacanza, sia in montagna che al mare, regnava il gusto del chalet. Della Belle Époque è rimasto il sapore e anche la glicine, quella che gli inglesi chiamavano wisteria. Così di gusto alpino il chalet che i bagni accanto si chiamano Sempione, mari e monti. E lassù sulla collina, imploso l'impero romano, si insediarono i primi uomini del Medioevo. Poetico e fin del siècle. Simpatici gli anni dell'eclettismo dove tutti gli stili si sommavano. Quant'era bella la Belle Époque. E quanto rimane vivo il suo antico sapore. Sarebbe piaciuto tanto a Curzio Malaparte, quello che Longanesi definiva come amante della mamma e del Grand Hotel. Era proprio bella la Belle Époque. E tutto scricchiola come gli anni lo vogliono. In quel gusto curioso dove la storia si somma, l'antico paroccone seicentesco e la lapide che ricorda che la regina Elisabetta Farnese, sposa di Filippo V, re di Spagna, in questo palazzo soggiornò prima di diventare definitivamente napoletana. Quando la nota frugalità ligure diventa strumento di conservazione. Liguria romantica e nostalgica. In fondo da queste parti Guido Gonzano potrebbe ancora commuoversi, guardando il tricolore e le vele fatte con gli ossi di seppia. Oppure sul camino anni 30 il Leudo, il classico Leudo di queste parti qua, che portava vino o sabbia e si colorava col tricolore. Bella questa barca qua, sì, questo sì. È l'ultimo Leudo rimasto? Sì, qui a Sessi sì, ce n'è da qualche altra parte, ma insomma... Ce n'avevamo dei Leudo. E lei sa che si chiama Leudo. Bisogna sapere le cose, se no come si fa nella vita? Buona giornata! Buona giornata! Diciamoci che il bello non c'è. Sì, questo è il pescato povero del Tiguglio. Sì, sì, sì. Che serve a mantenere stabile la parsimonia locale. Sì, hai ragione. Invece... Questo è gambero rosa. Sì. Ed è uno delle specie che ce ne sono di più, sia nel nord Europa, sia adesso nel Mediterraneo. A diversità magari del gambero rosso che comincia un pochino a certo. Calare. La qualità rosa. E anche questo a prezzo ligure, perché 20 euro al chilo. Sì. Anzi, quando in estate, poi andando avanti nella stagione, eccetera di più, lo mettiamo, arriviamo a metterlo anche a meno, anche a 15, a 12 euro. Anche a 12, sì. Tutta roba autentica. Sì. Posso proporlo per la prossima Biennale di Venezia? Sì, volentieri, grazie. Anche questo oggetto qua è formidabile. Sì. Questo batte Jeff Koons 2-1. Signore, grazie mille. Grazie a voi. Arrivederci. Per chi non lo sapesse, la parsimonia ligure ha generato risultati formidabili nella decorazione degli edifici, dove, per risparmiare il marmo, si è inventata una pittura eccellente. Thank you.
sempre la stessa parsimonia che ha consentito a Sestri di aver due mari al prezzo di uno. E ciò che fa di questo luogo un luogo assolutamente unico nel Mediterraneo è il rapporto fra la spiaggia e gli edifici nobili che su questa spiaggia si affacciano. Qui talvolta sembra che il tempo si sia fermato. Scene belle époque ancora oggi. Bianco e nero come le costruzioni liguri dell'Alto Medioevo, la famosa pietra di promontorio. Il tutto con una vita regolare e quotidiana che non è solo turistica. E quante cose mi racconta quel sasso raccolto sulla spiaggia. Riecco la lavagna e sopra di me il marmo bianco. Porta bene a carezzare la lucertola. La pasticceria è in stretto tono cromatico con la città. E la ciliegina su questa torta c'è. È la biblioteca pubblica Fasce Rossi diventata museo. Un saluto al padrone di casa che come me porta il cravatino. Altro portatore di cravattino con fazzoletto in tasca. Lui vi racconterà la storia. Mi presento, sono Vincenzo Fasce Rossi Fumarco. Come ho detto, questo palazzo è casa mia, era casa mia. Ne ho fatto dono alla mia carissima patria, Sestri Levante, per fare in modo che potesse avere ornamenti allettevoli e attirare anche un buon numero di forestieri in questa nostra bellissima città. E anche lui ve la racconterà la storia. Storia? Il Papa locale. Curioso personaggio, Adriano V Fieschi, della nobile famiglia ligure. Talvolta i pannelli sono fondamentali, come questo sugli antichi Tigulli. La genesi di una cittadina su un promontorio e attorno alle montagne, dove si insedia la prima civiltà stabile romana organizzata. Perché Roma sta in realtà fra due civiltà vere, Genova e Luna, quella della Lunigiana, e in mezzo inserisce dei piccoli insediamenti, come Portus Delfini, il porto del Delfino, che diventerà Portofino. E qui ritrovo ovviamente sia l'anfora romana che il vasellame medievale sopra un pezzo di ancora romana in piombo. Thank you.
piace molto l'incrocio fra i santi che dovrebbero essere virtuali e sono invece concreti e la realtà concreta geografica che qui diventa virtuale. E da qui il visitatore può partire alla scoperta di Sestri del suo territorio con un semplice tocco. Fantastico. Ecco, noi ci troviamo qui e qui adesso tu mi fai camminare. Per scoprire ad esempio la via dei pescatori, la via delle antiche tradizioni marinare di Sestri Levante. È il giro che abbiamo appena fatto. Prolungato fino ad arrivare a Trigoso. La storia di una Sestri che emigrò nel mondo intero e divenne talvolta anche ricca. Un sistema multimediale particolarmente sveglio. L'idea è quella di un cantiere della memoria raccontato attraverso documentari o attraverso i protagonisti del Novecento di Sestri Levante. Lui. Dunque, il regime fascista a Sestri Levante, come del resto in tutte le altre parti d'Italia, realizzò qualcosa tra il 1930 e il 1940. Quello con la cravatta, eccolo. Che fiabesca serata trascorsi a Sestri Levante. La locanda era vicinissima al mare e una forte risacca la lambiva. Nel cielo le nuvole erano di fuoco e sui monti si alternavano i colori più vivi. E in mezzo ai suoni di lui che parla ritrovo una lettera d'epoca. Io sottoscritto partigiano Ficco Eraldo, ex comandante della divisione Coduri, dichiaro che la signora Rossi Maria Di Pietro ha fornito alla mia formazione durante il periodo fra il 44 e il 45 la seguente merce di vetto avvegliamento: riso grammi 150, farina chilogrammi 200, pane chilogrammi 100, olio chilogrammi 35, tabacco per il valore di lire 25.000, mica male, fiammifere e cartine per il valore di lire 3.000, essendo la stessa esercente della rivendita di tabacchi numero 20 della frazione. Brava la partigiana! Questa era la macchina che comandava il varo delle navi a riva Trigoso. Un epos proletario e ingegneristico. Raccontato con i dipinti d'epoca che stavano nei luoghi del dopolavoro. E viva il Partito Comunista! Si può dire perché è parte ormai dell'archeologia. Ed ecco la gente di qui, fotografata dai fotografi di qui. Il gioco multimediale continua nella parte preistorica con estrema curiosità. Schiaccio dall'Australopiteco all'Habilis. Quando inizia la nostra storia? La storia del genere umano? Questa è forse la domanda più frequente quando si parla delle nostre origini. Più che quando inizia, è forse corretto domandarci che cosa ci ha reso così differenti da tutte le altre scimmie antropomorfe, dagli scimpanzé, gli gorilla o gli orangutan. Oppure passo da materiali e tecnologie al fuoco. Fuoco al fuoco, eccolo che parla. La produzione di oggetti in pietra e la scoperta del fuoco, o più precisamente le possibilità offerte dal suo uso controllato, sono senza dubbio i due eventi più significativi nell'evoluzione tecnologica dei primi esseri umani. E così si riesce a capire di più alle vetrine, che altrimenti rimarrebbero puramente misteriose, giocando nell'evoluzione dalla pietra tagliata alla pietra levigata, andando a guardare i ciottoli e i ciondoli, scoprendo la prima terracotta e capendo come viveva il mondo della preistoria.
4.500 anni fa qui sulle montagne si cavava il diaspro, lo si pestava come in una protoindustria, lo si lavorava successivamente e ne venivano fuori le famose punte di freccia che giravano poi per tutte le zone fino al nord della penisola. Ecco il semilavorato, qui gli scarti della lavorazione e poi qui le freccette perfettamente realizzate. Gran lavoratori questi liguri che cavano i minerali di rame, la calcopirite mischiata a malachite, bellissima, oppure l'altra versione color giallo-arancio con la pirite alterata che si estraeva con un piccone che ci è pervenuto fino ad oggi fossilizzato avendo perso la punta. In miniere particolarmente scomode dove si scendeva fino nel cuore della terra per estrarre il minerale. E sempre il multimediale che vi permette di capire fino in fondo che cos'è il rame o il diaspro. Il diaspro in Valle Lagorana. Eccoli gli avanzi della lavorazione dopo 4.500 anni. Siamo ai piedi dell'affioramento di diaspro di Monte Scogliera, è il più importante, imponente affioramento di diaspro conosciuto in Liguria orientale ed è stato cavato nel corso dell'età del rame tra il 3500 e il 2500 avanti Cristo. E così si arriva all'epoca romana con le sue anfore d'obbligo ritrovate nei sottofondi marini e con un video che vi dà l'impressione di essere un uomo che nuota alla ricerca di queste anfore. Posso gettare un occhio in una tomba del Calcolitico e guardare i nostri simpatici antenati piccolini perché passavano in fori strettissimi per deporre i loro morti. Qui il laboratorio didattico per ragazzi scava e trova, fanno quello che ho fatto io, tirano fuori il primo osso, lo portano su questo bizzarro apparecchio, lo fanno riconoscere e parte la spiegazione. Qui si gioca sul multimediale puro, il cambiamento del paesaggio in 6.000 anni. Eccolo, cos'è successo? Il basolato antico, eccolo qua, la via dei ponti, la via Aurelia moderna, eccola là. E andiamo a vedere la cartografia storica. Passo dalla carta attuale, per esempio, la veduta dei Sestri all'inizio del XVIII secolo. E prendo la veduta attualmente esistente ridipingendola con le mie dita. Eccolo, eccolo, e andiamo qua a vedere Sestri. Come appariva allora, bellissima con la sua collina, il suo doppio mare e la città intorno. E arrivando alla fine del percorso, il visitatore può spedirsi una cartolina all'indirizzo email. Beh, fantastico. Il nonno, per esempio. Oppure questa, che è proprio classica. Souvenir di Sestri. Questo è un posto dove gli uomini con la barba girano con i libri. Eccone uno ed eccone un altro.
sì che anche il direttore del museo qui è con la barba. E per essere in tono con Sestri Levante, anche i fratelli Rapponi sono ormai con la barba.